in uno scopo di quello di tutela della conservazione del territorio, sia architettonico, sia rurale, sia ambientale. La nostra esperienza è anche stata un esempio in altre località, non solo della provincia, perché ci siamo dedicati allo studio e alla catalogazione di tutti gli edifici rurali, nonché alla valorizzazione di tutta la parte ambientale del nostro borgo.